Buonasera a tutti dall'Italian League Axball per la diretta di Italia-Bosnia valida per le semifinali della Nation Challenge di ESL. La partita è iniziata da 54 secondi e abbiamo da sinistra verso destra la Bosnia che si schiera con Muris tra i pali, Jasko Hauk e Sana OCM, mentre l'Italia risponde con la formazione che ha portato fin dove siamo la nostra nazione, e quindi è di tre pali, nazione mediana e BTSI da davanti. Partita abbastanza ostica con la Bosnia, che ha praticamente eliminato tutte le squadre che ha affrontato, che erano favorite rispetto a essa stessa, e quindi è molto temibile. Risultato 0-0, 1 minuto e 42, vediamo il giro palla della Bosnia con Muris che amministra, prova a cercare Sana OCM, ma sai lo anticipa, attenzione, si sta all'angolo, vediamo se riescono a girarla verso Natsu. La palla arriva a Natsu, che va di nuovo da Sailo, Natsu per Edi la gira per Bitti, che copre bene, poi non riesce col flash. Natsu sbraita un po' in campo e allora si riparte con Edi. Manca il flash anche lui, rischiano Natsu ed Edi, contrasti strani, Sailo copre bene, Natsu cerca di temporeggiare, contrasti un po' rischiosi, ma tutto passato e si risale. Dunque, con gli azzurri in possesso di palla, la girano Edi, Natsu, Bitti, Muris. Prova a coprire, attenzione Edi, bella palla, Bitti prova ad alzarsela, non va. E allora Bitti la gira per Edi, attenzione, attenzione, e vantaggio Bosnia col flash fortuito di un bosniaco, penso sia stato Sana OCM. Brutto errore qua di posizionamento più che altro degli azzurri, ma nulla è perso, si deve continuare a giocare come si sa fare. E dunque, ricordiamo che in panchina per l'Italia c'è RP, Riccardo Piezzo, G. Bale, che in fase offensiva ha pochi a cui star dietro. Poi abbiamo anche Skrillex, che è disponibile. Vedremo col passare dei minuti come muoverci. Intanto pensiamo a recuperarla con Edi, che la manda all'angolo, Muris scopre, iniziano a perdere qualche istante, ovviamente sono in vantaggio, Natsu per Edi, la palla passa, Bitti contrasta con Muris, Natsu, Bitti, Sailo, e Muris la toglie dal primo palo. Bella manovra degli azzurri, che ora continuano con Edi, prova a cercare un buco che non c'è, è Jasko, allora Natsu, posizionata un po' male l'Italia, contrasto che va in nostro favore stavolta. E dunque la palla non raggiunge la porta. Edi, manca un flash. Poi Natsu, contrasta con Jasko. Sailo contro Muris, prova a sfondarlo. Non va, chiudono in tre. Allora Natsu, la gira. Natsu per Edi. C'è Bitti. Bitti, Edi. Bitti la può rimettere, sbaglia ancora un flash che poteva sembrare un po' semplice da fare, ma ora Sailo. Provano a contrastare Sailo e Natsu, la palla va
all'angolo e dunque l'Italia continua la sua gestione della palla. Bosnia che è in vantaggio, ricordiamo, per 1-0, devo aggiornare il result, è in vantaggio per 1-0 grazie a un gol fortuito dalla propria porta, praticamente un flash fortuito su una palla girata male da e Sailo la pareggia e Sailo 1-1 per gli azzurri. Ora concentrati, vediamo Edi per Sailo. Natsu prova a salire, tiene alti gli azzurri. Sailo per Natsu, prova a cercare un buco, Bitti, si chiudono bene i bosniaci. E allora Jasko, Sailo prova a girarla. Sailo sembra abbastanza in forma, Bitti un po' meno per ora. Allora Sailo, ancora per Natsu. Edi, Bitti fa ancora un flash strano dietro. Allora Natsu temporeggia a far rientrare la squadra per la fase difensiva. E ancora la Bosnia gira con Jasko per Muris. Ancora Jasko, prova di prima, Bitti chiude bene, poi palla per Rock, che fa un rocket un po' inutile, poi torna dietro. Natsu prova a far uscire i nostri. Jasko. Muris al possesso della palla, Natsu va per Sailo. La sponda per Natsu, prova di prima. Si chiudevano bene i bosniaci quando siamo a 6-10 del primo tempo. Ancora il risultato è fisso sull'1-1 per il pareggio di Sailo. In risposta a un gol di, se non ricordo male, Jasko. Allora continua la manovra bosniaca con Muris per Oak. Muris prova a girarsi, va da Jasko. Jasko per Muris. E presumibilmente va da Oak, però Bitti legge tutto e si riparte. Jasko, grande blocco di Sanocci, MU. Ma anche il flash Oak che avrebbe potuto creare diversi problemi ad Edi. Edi è un po' avanzato. Natsu lo invita a tornare in porta con un paio di flash provocatori. Allora Sailo contrasta, non è il suo forte. Arriva Natsu che lo aiuta. Non si riesce a ripartire. Oak prova il rocket, non va. Bitti. Edi la tira in faccia dopo, che può girarsi. Bella combo tra Natsu e Bitti per poter risalire. E dunque, siamo a 7-12 del primo tempo. Italia 1, Bosnia 1. Questa semifinale del Nation Challenge di Est. Sailo prova a girarla per Natsu, ci riesce, va da Edi. Edi di prima in mezzo, si chiude bene la Bosnia. Sanocci, oppa, Natsu. Bitti copre bene. Ancora Bitti, ottima copertura. Fase difensiva eccellente del nostro Emanuele. Fase offensiva manca qualcosa. Vedremo in questa ripresa come ci si muoverà. Edi va da Bitti. Prova a sfondare Muris, non va. Sanocci, ancora Bitti, non riesce a girarsi. Ora sì, va da Natsu, la tira in faccia a Hook. Edi, Natsu. Incredibile, ancora Natsu, la gira giù. Bitti anticipa, Muris copre, fa rientrare i suoi. Bitti, grande copertura fisica. Jasko, grande uscita, in anticipo su Sailo. Sarebbe stata una situazione pericolosa. Ora Oak fa uno strano movimento. Non so se per lag o per chissà cosa. Ora Oak contro Edi. Sailo prova a sfondare su Jasko, ci riesce. Muris va ancora sulla sponda non coperta da Sailo. Edi contro Oak, Edi contro Sana e vince sempre Edi. Bel giro palla ora della Bosnia. Oak fa un rocket giusto per far salire i suoi e farli riposizionare bene in fase offensiva. Allora Natsu con Bitti, forse potevano combare, invece Natsu decide di far salire la squadra. E allora Bitti prova a girarsi, vede che non c'è lo spazio per il retropassaggio su Natsu e quindi prova da solo. Allora ancora Natsu per Edi, per Sailo che prova dopo, non va. Attenzione, questi contrasti pericolosi quando mancano 40 secondi alla fine del primo tempo. Italia 1, Bosnia 1. Per gli azzurri è segnato Sailo. Allora Natsu per Bitti.
Combo pericoloso tra Nasr e Saido. La palla esce di poco. E si riparte. Ultimi 30 secondi a disposizione degli azzurri. Vediamo Eddy. La mette bene per Bitty che la gira. Morris riesce a coprire. Presumibilmente. Questa sarà stata l'ultima occasione. Questo primo tempo tra Italia e Bosnia. Anche se c'è un po' di lag forse. Serie di contrasti. Nazzo lo spazza, ma è 9.58. E dunque è 1-1. Si continua con la stessa lineup del primo tempo. E quindi riprende subito il secondo tempo con gli azzurri che adesso saranno red, quindi attaccheranno da sinistra verso destra. E c'è il 2-1 degli azzurri, grande palla di Vitti per Saido. Quindi vantaggio azzurri. C'è una pausa. Prova la Bosnia a rispondere al vantaggio azzurro, arrivato con la doppietta di Saido. Copre bene Saido su una buona occasione per Sana OCM. Allora Muris per Jasko. BT fa salire un po' gli azzurri, che ora dovrebbero chiuderla. E si continua con Muris. Natsu anticipa. Saido all'angolo, Natsu per Eddy, che va col palleggio verso Bitti. Prova a girarsi, lo fa male. Bitti ha periti alterni. Alterna grandi giocate a cose inspiegabili. Però per ora è decisivo con l'assist per il vantaggio azzurro. Ora Jasko prova a servire una grande palla. Si salvano Natsu e Eddy. E poi ancora Eddy. Rischiano qua gli azzurri. Vediamo se in caso di gol ci sarà qualche cambio. Bitti all'angolo, palleggia, Sana OCM, la gira per Jasko, Muris, Sana OCM, Jasko, e si continua, con palla all'angolo, Saido prova a far salire, Jasko recupera, provano un contrasto, Saido lo perde, Natsu la tocca di petto per non far segnare Sana OCM, e quindi si continua con Jasko, Muris, Natsu, la tira su. Sana OCM, Muris, prova, non va,
Bitti fa salire gli azzurri che hanno passato qualche istante di sofferenza, fase difensiva, con qualche occasione pericolosissima da parte della Bosnia. Eddie prova a contrastare con sana OCM. Ne esce vittorioso, ma la palla è ancora per la Bosnia. Sialido alla Muris, però non va. E quindi si riparte con Natsu che prova a vedere un buco che Jasko anticipa. Grande lettura di Edi, poi in fase difensiva che ora però deve ritornare tra i pali. Natsu, grande copertura. Bitti non ci fa salire. E ancora Saido. La mette larga per Muris. Natsu prova a contestare con Muris. E si continua. Saido la gira per Natsu. Per Edinson. Ancora da Bitti. Natsu prova a contrastare. La palla arriva fortuitamente alla Bosnia, che non riesce però a centrare la porta e quindi si riparte dall'angolo. Bella palla, Natsu copre bene. C'è un po' di squilibrio ora. Nella fase difensiva azzurra, Bitti sta mancando un sacco di flash. Vediamo, Muris. Saido si fa saltare, poi dai, di intelligenza non flash. E si continua a soffrire. Presumibilmente sarà così fino al decimo del secondo tempo, quindi mancano 5 minuti alla fine del match. Ricordiamo, in caso di pareggio si proseguirà nell'overtime, ma per il momento l'Italia sta vincendo 2-1 sulla Bosnia, grazie alla doppietta di Saido. Attenzione, palla proprio il Rocket, sana OCM, non gli riesce, quindi Saido la può chiudere? No! Tira fuori, era una buona occasione per gli azzurri. E invece, Saido la butta fuori. Natsu per Bitti, prova il retropassaggio incredibile da Bosnia, rischia. L'Italia non riesce a concretizzare. Un'altra occasione che avrebbe messo fine, la parola fine su questo incontro. E allora, sono CM per Oak, è 2-2. È 2-2. Pareggia la Bosnia, però c'è il vantaggio di Saido. Ancora Saido, incredibile. Due gol da aggiornare, quindi 3-2 per gli azzurri. Possesso palla della Bosnia, ora si sono un po' rotti gli equilibri. Si sta giocando un po' in modo confusionario. Potrebbe approfittarne sia una squadra che l'altra. Bel buco trovato da Muris. Sano CM non riesce a tirare. Bitti fa una buona copertura, poi palleggia un po' rischiosa, ma efficace. Provano a contrastare. Natsu, Saido prova a rinviare, non va. Muris, addosso a Natsu, Jasko. Muris, no, la manca. Salgono Natsu e Saido per tenere alta questa palla. Bitti copre benissimo la sponda, poi riesce l'Italia a mantenersi in possesso del pallone. Io ho perso una cuffia. Natsu per Edi. Va da Bitti. Morisse prima sbaglia, poi recupera. C'è uno fermo, intanto c'è una P. Io ne approfitto per recuperare la mia cuffietta. Muris scrive Stamu B in chat ai traduttori il significato della traduzione. Palla ancora la Bosnia con Muris che alla rischia ancora l'Italia. Si continua con Jasko, Natsu in uscita, Bitti un po' inceppato,
Riesce però a coprire. E quindi mancano 3 minuti. C'è un cambio. Si continua sul 3-3 senza cambi. Qualche disattenzione difensiva oggi da parte degli azzurri che non hanno mostrato la solidità delle altre partite. Muris va sopra da Jasko. Provano una combo. Eddie copre. Palleggia. Fa salire. Vediamo Bitti. Per Saido che va da Natsu che non capisce il tocco di prima di Saido. E dunque palla ancora la Bosnia. Bitti prova a salire. Un po' di confusione nelle uscite da parte degli azzurri. Che ora hanno un peso psicologico da sopportare, quello del pareggio è venuto a 3 minuti dalla fine, quindi 3-3, ora ne mancano 2, Eddie palleggia, Natsu, la gira per Saido, la rialza per Natsu, provano a uscire, Muris prova a palleggiare, rischia ora perché c'è il pressing degli azzurri, con Natsu che supera in velocità Muris, Saido, Bitti, la chiude, sul 4-3, ora un minuto di attenzione. E poi potrebbe essere finale per gli azzurri. Tripetta di Saido, gol di Bitti. E siamo sul 4-3. Ora Oak. Per Saido. Saido copre bene. Teniamo su questa palla. Saido. Natsu. Prova a contrastare, non va. Bitti. Prova ancora da Natsu, non va. Fece rischioso di Natsu. Eddie la tiene all'angolo, copre Bitti, torna anche Saido sopra. Bitti non riesce a uscire con Jasko e Oak. E allora Jasko la gira con Muris. Natsu capisce che è in difficoltà Muris e lo pressa, ma si gira benissimo. L'italo bosniaco. Allora sono sceme per Jasko. Muris prova il tiro. Rischiano. Saido copre bene col fisico. Eddie era andato un po' a vuoto. E ora vediamo Muris. Oak. La gira dietro però Jasko. Bitti. Si affronta con Muris. Allora Natsu prova a uscire. Mancano 20 secondi alla finale. 20 secondi Jasko. La gira. Saido Natsu. Ancora per Bitti. Che può coprire. 10 secondi. 10 secondi, Bitti, devono tirar su questa palla. Attenzione, palla rischiosa è finita, finale, finale degli azzurri, andiamo a Berlino. Finisce qua la partita, 4-3 per gli azzurri e dunque, ora è finale. Non sappiamo ancora contro chi,
Ma vediamo. Vediamo se posso rivelarvi chi sarà la finalista, perché dovrebbero aver giocato anche l'altra partita. Vediamo. Turchia-Lituania è finita 9-2 per la Turchia, quindi sarà Italia-Turchia in finale. Partita ovviamente dall'alto spessore tecnico. Detto ciò, vi saluto, grazie a chi ha seguito questo streaming. Ci vediamo con la prossima diretta, che sarà appunto quella per la finale. Ciao ragazzi!